Ciao sperimentatori, benvenuti su Sperimentatori Talks. Oggi sono qui con Pietro Ciao a tutti. e parliamo di investimenti. Infatti Pietro ha un canale YouTube che sta crescendo anche molto ultimamente su questo tema, quindi se vuoi intanto raccontaci un attimo chi sei, cosa fai e perché magari hai deciso di focalizzarti sul mondo degli investimenti. Allora, ciao a tutti, io come mi ha appunto introdotto sono Pietro, ho un canale di finanza personale, quindi tutto ciò che ha a che fare con la finanza, ma la vostra, non quella dei massimi sistemi, PIL, cose strane, ecco, semplicemente come voi gestite i vostri soldi, quindi questo è quello di cui mi occupo, ovvero come spendere, come guadagnare, come risparmiare e come investire, che è appunto il motivo per cui siamo qui oggi. Io ho 21 anni, sono del 97, al momento sto finendo di studiare economia e mi sono interessato appunto a queste materie, ovvero quelle della finanza personale, in generale il mondo della finanza e quello della comunicazione. Infatti ho un canale YouTube e mi piace comunicare quello che faccio. Ma una domanda così, quanto cambia da quello che studi all'università a quello che invece racconti su canale YouTube? E allora, c'è un abisso. Con questo, adesso apriamo tutta una parentesi, tanto appunto è una Sì. bella chiacchierata e possiamo appunto entrare nel vivo delle cose. Io ho tutta una mia opinione sull'università, ma non vuole esserne denigratoria, quindi non voglio dire che necessariamente tutta l'università faccia schifo. No, ci sono degli elementi molto sopravvalutati Ok. dell'università e questo forse va capito. Già per dire all'estero si sta capendo un po' di più, soprattutto in America, paese a cui io mi ispiro tanto per quello che faccio, perché è molto avanti per quanto riguarda la finanza personale, e invece ci sono dei lati enormemente positivi dell'università che invece spesso non sono mai citati, ovvero, adesso entriamo un attimo nel dettaglio, per esempio uno dei lati negativi dell'università a parer mio è che c'è la credenza, e nessuno che lavora nell'università si occupa di smentirla, che l'università serva come base per il lavoro. Ecco, Sì. questa è proprio, secondo me, la cosa più sbagliata e il modo più sbagliato di approcciare Diciamo l'università. che è quello che ci viene sempre insegnato fin da Esatto, piccoli. poi bisognerebbe mettere dei puntini sulle i perché delle eccezioni ci sono. Beh, se vai Prendiamo ad esempio, medicina o esatto, legge. cioè tutte quelle facoltà molto pratiche con tanti laboratori, legge, hai detto tu, bravissimo, oppure che ne so, CTF, chimica, Sì, tecnologie sì, sì, farmaceutiche, sì, sì. quelle sono molto legate al lavoro. Materie invece più, se vogliamo dire astratte, come possono essere quelle dell'economia, il marketing, che sono argomenti di cui mi occupo, anche quello della finanza, all'università vengono trattati in modo teorico e quindi poi quando inizi ad affrontare la realtà ti accorgi che ci sono tutta una serie di scostamenti da quello che hai studiato che sono veramente immensi. Certo, considera che io ho fatto triennale in economia e magistrale in international management e quando sono entrato nel mondo del lavoro effettivamente la maggior parte delle nozioni le ho dovute reimparare da Certo, zero. però adesso dimmi, forse mi confermerai invece questa cosa. Il punto veramente utile dell'università è la disciplina. Cioè io ad esempio faccio l'università da non frequentante ed è comunque difficile, ma se non avessi l'università sarebbe ancora più difficile perché dovrei darmi una scaletta, insomma, non è facile. Sì, disciplina e anche appunto mindset per portare a termine degli obiettivi, secondo me. Questo è Dopo. fondamentale anche nel lavoro. E poi non snobbiamo totalmente la teoria, cioè una base teorica Sì. serve ovunque. Forse troppa non serve, anzi va a distorcere un po' quello che poi dovrai effettivamente fare, però la teoria serve in Ma ogni campo. infatti aggiungo e poi concludiamo questa parentesi. E per quanto riguarda la mia esperienza, io ho trovato la magistrale molto più orientata all'aspetto pratico, ad esempio, quindi con i workshop, con Sì. anche magari facendo il tirocinio in aziende e così via. Invece la triennale, quella era veramente puramente teorica. Purtroppo, d'altronde con questa riforma che hanno fatto del 3 più 2 si è un po' vista questa divisione, 3 anni molto teorici, molto basilari e poi 2 anni dove appunto si può un po' più andare a Esatto, quindi fondo. ritornando al tema degli investimenti, ce ne sono tantissime. Quando uno entra nel mondo degli investimenti può scoprire le azioni, le obbligazioni, Certo. investimenti immobiliari per start-up, quindi ce ne sono tantissimi.
Secondo te, per qualcuno che inizia a muovere i primi passi su questo argomento, su cosa dovrebbe un attimo focalizzarsi? Sì, dunque, allora, prima di tutto bisogna capire se stiamo parlando di investimenti finanziari o non finanziari. Per esempio, io reputo gli investimenti finanziari tutto ciò che fa fruttare il capitale sotto forma di capitale, mettiamola così, quindi è un discorso un po' articolato, ma per dire, non reputo l'investimento immobiliare un investimento finanziario in questo senso, però è assolutamente un investimento valido se fatto in questo modo, quindi stando diciamo nel campo degli investimenti finanziari, quindi tutto ciò che è quotato o non quotato, però sempre di finanza si parla, quindi non di beni fisici. Direi che forse l'asset class più facile di comprensione e anche come approccio sono le azioni, perché a differenza di e lo so che può spaventare a prima vista in realtà, perché tu dici, mia, le azioni, quanta roba c'è da sapere, no? Devo andare lì a leggermi i bilanci. Vero? Ok, cioè nulla di tutto ciò è facile. Se vi dicono che investire è facile, probabilmente vi stanno mentendo. In tutto c'è una parte difficile. Però ritengo che le azioni abbiano un mix di facilità di comprensione, perché comunque sei sempre legato a un business reale, qualcosa che esiste, mentre invece, sai, l'obbligazione è già qualcosa di più astratto e si fa più fatica a capire, cioè c'è il tasso di interesse, c'è un debito, l'obbligazione è un debito a tutti gli effetti, però quello è un po' più difficile da capire, secondo me. Perlomeno per un principiante, poi tutto si può fare se uno inizia appunto a studiare queste materie, ma le azioni, essendo legate a comunque a qualcosa di reale, di concreto, quello che poi a volte si dice economia reale, mettiamola così, sono secondo me più facili per un principiante. Se qualcuno volesse iniziare operativamente, al di Ok. là della fase di studio, che quella ci deve essere, quindi libri, Sì, libri, video, corsi, corsi. e a dire il vero, io considero anche la vera e propria pratica uno studio e non parlo di conti demo, cioè qui molti miei colleghi dicono sì, quando inizi ad investire è cosa buona e giusta aprire un conto demo, quindi un conto con soldi finti e iniziare ad investire. Per finta, ovviamente. Però c'è sempre un passaggio, ovvero, e questo faccio sempre un po' fatica a spiegarlo a chi non ha mai investito ad esempio un euro, che quando vedi dei soldi finti che si muovono, che fanno, non so, più 2%, meno 2%, la vivi comunque in modo distaccato. Quando ci sono i tuoi soldi, anche pochi, anche una cifra imbarazzante, anche 20 euro, spariamo a caso, Lì che perdono, comincia. non so, il 10%, ti piglia un coccolone, cioè non capisci più nulla. Così come anche al contrario, quando il tuo investimento sta crescendo, ecco, anche in quel caso il tuo cervello inizia a fare tutti dei ragionamenti: oddio, ma adesso cosa devo fare? Devo chiudere la mia posizione, devo portarmi a casa il profitto, oppure no? Beh, ma se vado troppo avanti poi rischio di perdere. Insomma, tutte queste cose le si vedono solo con dei soldi veri. Questo non vuole essere un invito a investire in modo folle e sconsiderato, però se avete poco da parte, E quando anche in parliamo di generale, poco, tu cosa... Cioè, sotto i 1000 euro, per intenderci, ovviamente investendo sotto i 1000 euro si va a perdere perché ci sono le commissioni, perché investi del tempo a ricercare delle azioni, cose di questo tipo. È ovvio che con questi soldi si perdono, con questo capitale si perdono soldi. Però non dovete pensarla come adesso inizio ad investire e guadagno. No, con 1000 euro cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Però è molto utile fare pratica. Se sei un investitore terribile, proprio se sei pessimo, perdi il 99% del tuo capitale, che è una roba disumana, cioè come fai a ottenere questi risultati nell'azionario? Nessuno lo sa. Ma in ogni caso, anche in questo scenario drammatico, hai perso 1000 euro. Cioè, Che Non non è poi finisci sotto un ponte, poi per sì. alcuni 1000 euro possono essere di più, per altri di meno, Certo. però se una persona ha uno stipendio ne guadagna come minimo diciamo 1000, 1200. Poi anche tanti che ci guardano magari sono ancora universitari o studenti perfino delle superiori. A loro magari cosa consigli? Anche se per 1000 euro Sì, certo, possono sì, essere capisco abbastanza cosa dici. Per un pesanti. universitario mi ci metto anch'io, 1000 euro sono tantissimi. Magari per te è meglio intanto cominciare a informarsi e poi quando si ha il primo stipendio cominciare a investire o magari se si ha qualcosa da parte iniziare a muoversi. Guarda, il problema di avere pochi capitali, fondamentalmente, quando si parla di investimenti, è l'impossibilità di diversificare.
Okay. Perché se tu hai, facciamo proprio un esempio pratico, se tu hai 100 euro, ok, e vuoi diversificare comprando azioni. Sì, ok, però già inizi a vedere un'azione che ne costa 100 già, e già li sei fregato. Magari sì, ne costano anche di più, per dire, un'azione Amazon ne costa 2000. Sì. Ok. E non la puoi dividere, non puoi prendere mezza azione. Lo puoi fare in altri modi, ma non è questa la sede per parlarne. In ogni caso, quello è il problema. Quindi, per chi ha pochi capitali e per chi vuole iniziare a studiare, stiamo sempre parlando di studio, sì, quello che si può fare è... consapevoli che probabilmente si andranno a perdere soldi, però è utilissimo dal punto di vista della finanza comportamentale capire queste dinamiche, anche se si hanno 200 euro da parte. Ok, io adesso inizio a fare le mie ricerche, trovo la mia prima azione che mi piace, che mi convince, okay, alla peggio ho fatto la cavolata, ho buttato, vabbè, non diciamo tutto perché è sì, veramente assurdo, la metà possibile. Ok, quei capita, 100 euro, però diciamo, sono stato un sai che quei sono stati un investimento personale, incredibile, sì, in formazione, sì, perché ad esempio io l'altro giorno ho aperto una, e chiuso una posizione di 150 euro, okay, poco, sì, piccola, cioè una robetta, non, è inutile, non si fanno soldi con questi, avevo fatto 20 euro di profitto, cioè sì, di che parliamo? Sì, 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 sì. Però cavoli quanto è stata utile dal punto di vista istruttivo, cioè sono entrato al momento giusto? Sì, no, ok, adesso lo posso andare a capire, ma lo puoi andare a capire su un conto demo e quindi di nuovo sei molto distaccato da quello che stai facendo, oppure con i tuoi soldi ogni giorno stai lì, hai la voglia di controllare i tuoi investimenti, cosa sbagliatissima, però ecco, quello è utile. Ok, chiaro, molto chiaro. Invece adesso abbiamo parlato più o meno di investimenti a medio lungo termine, mm-hmm, per quanto riguarda il brevissimo termine, ad esempio il trading online, tu sì, sei entrato in questo mondo, mm-hmm, hai cominciato a metterci le mani? Ma allora, innanzitutto chiariamo un attimo, tu hai detto medio breve termine e già lì hai detto una cosa giusta, cioè qual è la differenza tra trading e investimenti, perché molti credono che il trading siano investimenti, sì, in realtà non è proprio così, lo possiamo considerare un investimento, però è più giusto chiamarlo per quello che è, trading, o meglio speculazione. Non c'è nulla di male nella speculazione, io non sono uno di quelli che dice a priori no no, ma il trading è il male del okay, mondo, no okay, no, ma assolutamente no, semplicemente bisogna capire che sono due cose diverse. L'investimento appunto prevede un'ottica di lungo periodo, la priorità è più preservare il capitale e avere dei rendimenti stabili, sì, mentre nel trading si accetta un rischio superiore in cambio di sperati rendimenti superiori, certo, e lo si fa in un tempo più breve. Quindi fatta questa premessa, il trading, dunque sì, ci ho provato, ci avevo anche provato a dire il vero un paio d'anni fa, okay, perdendo quasi tutto, sì, con i CFD in leva, c'è cioè proprio una marea di cavolate, ma allora ero caduto nell'errore del principiante, ovvero buttarmi in cose che non conosco, perché purtroppo i broker non è che stanno lì a dire ma sei sicuro di conoscere, certo, queste, certo, cose? Certo, ti fanno entrare. No, no, investi anche per i principianti, non c'è problema. E in quel caso appunto avevo perso tutto, cifre ridicole perché ero molto giovane, non avevo chissà che capitali, però un po' ti brucia, sai? Certo. Allora poi invece ho fatto altro nella vita e invece adesso mi sono interessato a questi argomenti e sto iniziando piano piano a muovere i primi passi nel mondo del trading. Okay. E anche in questo caso secondo me c'è una cosa importante da dire. Abbiamo detto che trading e investimenti sono due cose diverse. Te la faccio io la domanda. Se io ti dico che due cose sono diverse... Sì. Si può essere bravi automaticamente in entrambi se si è bravi in una? No, diciamo assolutamente tendenzialmente no. No. Quindi un bravo investitore non è necessariamente un bravo, okay, trader. Sono due competenze diverse. Una prevede più analisi tecnica, che sì, è un'analisi basata sui prezzi, su pattern grafici. Un'altra basata sull'analisi fondamentale. Quindi sono proprio due cose diverse. Quindi è importante capire, secondo me, che non si può fare sia il trading che l'investitore. Si sarà principalmente un investitore, come... nel mio caso io voglio diventare principalmente un investitore e in minor parte, con una piccola parte, sì, di capitale, un trader. Quello non ho assolutamente problemi a farlo. Mentre in caso contrario, se tu fai il trader di professione, perché è un lavoro, non lo puoi fare come hobby mentre sì, stai facendo altro, anche quello va detto,
dedicherai magari una piccola parte del tuo capitale per, non so, un piano previdenziale, quindi un qualcosa più di lungo periodo. Sì, diciamo che il problema generale è che comunque online si rischia sempre di cadere in certe truffe. Ma nemmeno truffe, però sai, cioè sì truffe, in realtà anche truffe vere, però anche il broker di turno, e non facciamo nomi ma ce ne sono infiniti, che non è che sta lì a preoccuparsi, certo, che tu sia bravo, ma anzi ti fa credere che sia facilissimo, che lo può far chiunque, le interfacce poi pulite, perfette, aiutano in questo. Ok, sì, quindi diciamo che il solito sogno di fare un mucchio di soldi velocemente è sempre presente online, però bisogna stare un attimo attenti, insomma, assolutamente, tenere con le pinze tutti gli annunci pubblicitari, tutte le cose. E poi, che si trovano. Regola base, quando sembra troppo bello per essere vero, non è vero. Okay, questa è la cosa. Okay. Cioè, non esiste la gallina dalle uova d'oro che solo tu sei riuscito a scoprire. Probabilmente al 99% è una fregatura. Tu potresti dire, però c'è quell'1%. Vabbè, se vuoi rischiare sull'1%, benissimo. Okay. Io no, cioè, fallo con i tuoi soldi. Invece, proprio andando più sull'operativo, ancora di più, tre consigli pratici per iniziare realmente ad investire. Ok. Allora, direi che probabilmente tre consigli che darei a un principiante, a chiunque si avvicina a questo mondo, sembrano in realtà cose banali, quelle che sto per dire, ma sono, a volte la banalità e la semplicità funzionano, soprattutto in questi casi. Il primo è quello di porsi degli obiettivi finanziari concreti, che vuol dire quanto, che vuol dire quando, certo, entro quando, quindi non voglio diventare ricco. Sì, questa è la frase tipica. Ok, ma quanto? Avevo fatto proprio un video su come settare gli obiettivi. Che è diciamo fondamentale. Sì. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi, puoi essere bravissimo, però sia macro obiettivi, quindi non lo so, voglio arrivare a guadagnare X, sia nel trading, per esempio, non so, il mio obiettivo di prezzo è quello e quello rimane, il mio obiettivo, quindi il mio stop loss, quindi la massima perdita è quella e quella rimane, anche quelli sono mini obiettivi, e quelli devono essere rigorosi, sì, cioè quelli sono i miei obiettivi, da lì non si scappa. Tra l'altro, appunto, come dicevi prima, nel mondo degli investimenti si rischia di farsi prendere emotivamente dall'andamento. Assolutamente, infatti. E quindi magari c'hai un obiettivo e dici, vabbè dai, aspetta un altro po', esatto, lo superiamo. Classico, sì, classico. Oppure al contrario, sì, sai, al contrario, cioè sono le tue azioni che stanno perdendo, non so, okay, il 15, e allora tu dici, magari tu avevi fissato il tuo stop loss proprio al 15 e dici, vabbè, però in questo caso no, quindi aspettiamo anche il 20. Intanto scende. E tutti quelli che avevano investito a inizio del 2009, boom, hanno fatto tutto questo ragionamento fino alla fine e hanno perso il 50%, per magari chiudere alla fine poi. Quindi, primo punto, obiettivi. Assolutamente fondamentale, ma non mentale, che vi fate mente locale, proprio che vi mettete lì una giornata, mezza giornata, una settimana, un mese, quanto vi serve, scrivendo tutto. Okay. Io voglio arrivare a questo punto nella mia vita finanziaria, sì, ovviamente. Voglio arrivare a fare queste cose invece non le voglio più fare, quindi non so, spendere più di X. Okay. Anche un bilancio, per dire, un bilancio familiare è un obiettivo, certo, in un certo senso. Cioè voglio stare all'interno di questi parametri di spesa. Quindi non posso spendere più di 100 euro per le uscite settimanali. Ok. Questo è un obiettivo, sì, chiaro, definito. Se tu sai che hai speso 110 euro, sei uscito dal tuo obiettivo, quindi non va bene. Puoi trovare tutte le eccezioni, però sarebbe meglio prevederle prima le eccezioni. Ok, chiarissimo. Poi, secondo punto fondamentale quando si tratta di investimenti, è capire molto bene in cosa si sta investendo. Perché molto spesso, soprattutto con alcuni nuovi metodi di investimento tipo o speculazione, tipo le criptovalute, un sacco si fanno prendere dalle voci, da quello che dicono gli amici e i parenti, e dicono, ah sì sì, adesso anche il mio cugino che vive nell'Alabama, adesso anche siccome lui ha fatto un sacco di soldi con le cripto, adesso faccio trading di Bitcoin e divento ricchissimo. No, ma se non sai nemmeno cosa sono i Bitcoin, cosa vuoi fare, dove vuoi andare? Quindi prima di tutto è fondamentale capire ciò in cui si sta investendo. Quindi non lo so, vuoi investire a lungo termine in un'azione, in un'azienda? Perfetto, non basta dire mi piace Coca-Cola e il loro modello di business. Vorrà dire che ti dovrai andare ad aprire i bilanci, capire... studiare bene. Esatto, come funzionano i loro segmenti di mercato, quindi in quali paesi operano principalmente, perché così sai che, ad esempio, inventiamocelo perché non ho presente Coca-Cola in questo momento,
Se Coca-Cola fa metà del suo business negli Stati Uniti e gli Stati Uniti sono colpiti da una crisi, in questo momento Coca-Cola è un investimento più a rischio. Per questo bisogna conoscerlo. Mentre invece, se tu pensi che Coca-Cola sia uguale ovunque, beh, non è proprio così. L'altro giorno, per esempio, ho fatto una diretta e parlavo di McDonald's. E non so se tu hai visto, per esempio, il film The Founder. Sì, Ok, visto. probabilmente anche voi l'avrete visto. E in quel film alla fine si fa intendere che McDonald's sia in realtà un'azienda che si basa sul mercato Sì, immobiliare. esatto. Perfetto. E me l'ha scritto anche uno nella diretta, o meglio, guardandola in differita. Al che io per curiosità sono andato proprio a vedermi i bilanci di McDonald's e questa è la situazione. Metà dei ricavi, quindi metà del fatturato, viene da negozi di proprietà di McDonald's, metà dai franchise. In generale, quindi tra affitto e royalties, di quella metà che sono 10 miliardi, 10 miliardi, quindi sono 20, sì, vabbè, robetta, di quei 10 miliardi dei franchise, 7 sono dei leasing immobiliari e 3 sono delle royalties. Quindi dire che 7 miliardi su 20 rendono McDonald's un business basato sull'immobiliare Non è è un po' proprio una così. forzatura. Una volta era così, infatti, in quel film non si dicono mica cavolate. Una volta era così, oggi molto meno, per esempio. Ma non è che ho passato mezz'ora della mia vita, sono andato nei bilanci, sono andato a vedere i segmenti di mercato, come funziona, e questo è, però, capito, se io investo in McDonald's credendo che sia un business basato sull'immobiliare e poi non lo è, questo è un errore che potevo evitare, semplicemente andando a studiare un po' più le cose. E questo è, direi, il Secondo secondo. punto. Il terzo, e anche in questo caso è fondamentale, è capire il concetto di rischio. Ora, molte volte vedo che le persone, quando si parla di rischio, lo pensano più come una cosa astratta. Quindi se io investo 1000 euro e ho il 30% di possibilità, di probabilità, o meglio, di perdere tutto, la vivono Dici, così. No, vabbè, sì, 30%, cioè si concentrano più sul 70%, no? Diciamo che c'è questo ottimismo. Quando invece se tu, che ne so, stai facendo trading, ok? E nel tuo trade stai prevedendo che se, non so, questa azione sale del 10%, raccogli i profitti. Se questa azione perde il 2%, chiudi e tagli le perdite. In questo caso stai rischiando il 2%, ok? Questo però vuol dire che stai rischiando il 2%, cioè vuol dire che quei 2% potenzialmente lo puoi perdere. Quindi non è che l'hai messo lì, vabbè, tanto non accadrà mai. No, no, può accadere, quindi rischiare solo ciò che si è disposti a perdere. Se io quel 2% non lo posso perdere, non farò questo trade. Quindi quando io faccio, ad esempio, trading o investimenti in generale, devo mettermi nell'ottica che io sono una capra, che io sono una frana totale, che tutto mi andrà male. Quindi cosa sono disposto a perdere? No, ma è vero, cioè funziona. Se tu ad esempio stai comprando un immobile e appunto, non lo so, c'è una probabilità del 20% secondo i tuoi ragionamenti che questo immobile perderà valore, quindi non lo so, ti ritroverai con un immobile appunto che vale meno e non è bello, tu devi pensare che accada. Cioè non è che ti può andare bene, ti può andare male, no, no, fai finta che ti vada sempre male. Perché così rischierai solo veramente ciò che sei disposto a perdere. Cioè, tutti quelli che, ad esempio, all'inizio della crisi dei subprime, hanno investito nell'azionario, e poi hanno appunto trascinato le loro perdite fino al 50%, non avevano molto chiaro questo concetto di rischio. Cioè, io quanto posso perdere? Posso perdere davvero il 50%? Se sì, fantastico, non c'è problema. È una perdita che posso reggere. Chi può è fortunato, ma in ogni caso, se puoi, benissimo. Se invece non puoi, devi fare in modo di non trovarti in quella situazione. Quindi, non lo so, chiudere le perdite prima, non entrare proprio in una determinata posizione, non fare un investimento di un certo tipo. Questo va capito, cioè rischio vuol dire le cose possono andare male e probabilmente andranno Quindi bisogna male. essere un po' Sì, negativi quando. pessimisti totali, cioè legge di Murphy ovunque. Ok, quindi ricapitolando, il primo, porsi degli obiettivi ben definiti. Sì.
Il secondo, andare a studiare bene i propri investimenti, sì, e non fare cose per sentito dire. E terzo, capire quanto si è disposti a perdere, e quindi il calcolo del rischio è, sì, sì, un elemento fondamentale per, esatto, gli investimenti. Ok, ti ringrazio, e mi sembrano tre principi fondamentali che, ottimo, dobbiamo portarci. Poi fateci sapere qui sotto cosa ne pensate. Ok, e invece parliamo un attimo del tuo canale YouTube, perché come abbiamo detto all'inizio, adesso hai più di 10.000 iscritti, il tuo tema appunto sugli investimenti, sì, sì, e quindi volevo capire un attimo la storia di come è nato il tutto e quali, allora, magari sono, sì, i tuoi, sì, progetti futuri. No, è interessante secondo me perché ha subito dei cambiamenti nonostante sia un canale giovane, cioè uno, sì, si aspetta che in realtà solo un canale di 10 anni possa subire dei cambiamenti, invece anche un canale di 2 anni scarsi ha subito un cambiamento drastico a metà percorso. E adesso ve lo racconto perché secondo me è interessante, okay, anche in un'ottica di voglio aprire il mio canale e non so come fare le cose. Allora, inizialmente era nato come un canale a tema economico, quindi tutto ciò che poteva essere relativo all'economia era un buon argomento per il mio canale. Okay. Quindi, appunto, non so, dall'economia più legata alla politica, all'economia di finanza, già qualche, quindi, argomento l'avevo trattato, anche cose di marketing, perché no? Quindi era molto un canale generalista. Era, cioè, legato magari a più quello che studiavi all'università? No, o non in necessariamente, cioè sì, alcune cose che studiavo in università magari le riportavo perché le trovavo interessanti, okay, però no, non era proprio quello. Comunque appunto un canale generale. Sì, un canale generalista, trattavo un po' tutto. Poi, verso, dopo diciamo un annetto scarso, ho iniziato a interessarmi molto a determinati argomenti e infatti ho iniziato a fare video su questi, sì, argomenti. Poi, siccome mi piaceva particolarmente e notavo che avere un canale generalista aveva sì i suoi vantaggi ma anche i suoi limiti, per esempio quello di creare un pubblico che difficilmente è fidelizzato, difficilmente è così specifico, okay, perché sai, tu parli di tutto e un po'. E vabbè, cioè, un po' come vedere, non so, il telegiornale, non ti interessa, sì, più di tanto, sì, 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 chi, sì, è l'anchorman che dice le notizie, perché lui parla di tutto. Quando invece c'è la rubrica con quello che parla sempre di economia, sempre di cronaca, ecco che già ti interessa, certo, di più, quindi riesci anche a legare di più. Quindi vedevo tantissimi limiti nell'essere generalista e pochi vantaggi, anche se i vantaggi ci sono, assolutamente. E allora ho deciso proprio di convertire il canale alla finanza personale, quindi ho proprio piallato tutto, cioè i video ci sono ancora, e ho detto ok, adesso d'ora in poi solo finanza personale. Quindi, okay, mi sono un po' specializzato, settorializzato, e i benefici li ho visti, perché appunto ho un pubblico molto più specifico. Sì, chi che segue vuole quelle, esatto, cose di te. Esatto, con cui riusciamo a empatizzare studia, di più, sì, insomma mi piace la community che si sta creando. E i tuoi programmi futuri proprio sul tuo canale? Allora, canale? Programmi futuri ce ne sono sempre tanti, come, okay, immagino sia anche per te. E appunto è solo un discorso di priorità. Per esempio, allora, per quanto riguarda i video, io sto portando avanti da un po' una playlist a cui tengo tantissimo, che si chiama Finanza Semplice, e okay, poi magari, non so, potete andare a, sì, trovarla, sì, metto il link. E, in cui appunto parlo di argomenti di finanza, come possono essere le azioni che abbiamo accennato, le obbligazioni, in modo più condensato, come se fosse finanza in pillole. Quello, a quello ci tengo particolarmente, okay. Poi vabbè, ci sono tutti gli altri video e diciamo sto anche pensando a qualcosa relativo alla formazione. Al momento non posso ancora spoilerare, okay, nulla, okay, perché è tutto in fase di ideazione, però ci sarà anche qualcosa appunto più legato alla formazione. Chiaro, chiaro. Benissimo. Perfetto. Allora, dai, concludiamo il video con un libro che ci consigli sugli investimenti. Allora, un libro diciamo per principianti. Sì. Principianti, tanto per qui, iniziare. Tanto qui ne abbiamo un po', dai, infatti. Allora, probabilmente ti direi questo, okay, perché allora, diciamo un libro diverso un po' dai soliti che si consigliano. Farlo questo, vedere, sì, sì, adesso volevo presentarlo. Facciamo la promozione, in realtà, no, nessuno ma ci non paga. Non mi pagano, magari, no? Anzi, credo, no, ma in realtà questo libro qua è vecchissimo, quindi, ah, okay, sinceramente non so, magari adesso lo sto dando per morto, ma non so nemmeno se l'autore sia vivo, cioè è vecchissimo, è del, adesso te lo dico, non lo trovo, vabbè, in ogni caso è vecchio, del, okay, 73. Ah, okay, però, okay, tu lo leggi e dici wow, è tutta roba nuova. Si chiama Spasso per Wall Street ed è appunto una cosa un po' diversa dai soliti libri di finanza che si leggono, quindi dà una panoramica un po' più a 360 gradi di quello che può essere il mondo degli investimenti, non so, parla di alcune teorie, le smonta, okay, smonta alcune teorie,
Ed è un po'... non è la solita minestra riscaldata che si legge in molti libri di finanza. Quindi nonostante siano passati quasi 50 no, anni... No, assolutamente, è attualissimo per okay. dire... Cioè questo libro, che è più o meno di quegli anni, un po' forse precedente, che l'avrete magari già sentito, già visto, io l'ho trovato vecchissimo, cioè che urlava proprio marcio. Okay, poi okay. ci sono contenuti estremamente validi, per carità, però... Questo è invecchiato male, questo è invecchiato benissimo invece. Ed è importante in un mondo veloce, non così tanto veloce, ma veloce come quello della finanza, essere sempre aggiornati. Perfetto, dai, direi che ci hai fatto proprio una panoramica. Sì, dai, abbiamo parlato di tutto. Sugli investimenti. Ricordiamo che tu non sei un consulente finanziario. No, per carità, io ogni volta mi chiedono, ma tu fai gestito, ma tu gestisci il patrimonio? Infatti. No, ma che, cioè, ho 21 anni, anche voi che volete affidare i vostri soldi a un 21enne, dura. Quando avrò un po' più di esperienza, boh, chi lo sa, vediamo. Bene, dai, allora ancora grazie e magari grazie ci aggiorniamo tra qualche mese. Esatto, poi vedremo come evolve la cosa. Va perfetto, bene. Alla prossima. Ciao.